da uscire a fine il blocco portato da Prince Lumena. Due blocchi addirittura, va poi da solo a appoggiare il layup al vetro. Adesso D'Arcangeli serve sulla destra Kolev. Spalle a Caresto, Cortellino lo contrasta, rimbalzo sulla di Kolev. Adesso è lui che va a segnare, riesce a sbloccarsi Milano. Cerca il gioco di prestigio, non gli riesce veramente per centimetri. Stella arriva al ferro di nuovo. Adesso Casella. D'Arcangeli non gli lascia spazio per pensare, non ha invece da tutto quello che vuole per sparare la tripla e segnare. Non c'è fallo, riparte Milano con Badalau, grande assist, è incredibile, c'è interferenza. Questa volta è Piccinini che va a giocare spalle per servire D'Arcangeli. Esatto, è Lumena che si crea spazio sotto, grande alto basso, grandissimo assist. Va a rollare dentro l'area, c'è un misunderstanding tra i difensori. Ma subito risponde Milano. Eppure 2-0-5. Sì, però, però ha una stazza, un corpo incredibile. Bomba di Arcangeli, penetrazione di Badalau, stoppato. Credo la mano fosse di Kolev alla fine. Gli Stella sono sempre posizionati bene. Assolutamente sì, non ha toccato su di lui. Poi Casella, tripla per lui, il capitano. La sblocca ancora 11 pari. Grandissima penetrazione. Che layup, un balzo nelle mani di Miccoli che ha davanti a sé tre giocatori di sfida. Ora però Milano deve accoppiarsi, perché prima per disattenzione ha preso un canestro al ferro e di nuovo Marchigiano, nazione under 16, trova Casella dall'angolo, ancora la tripla, sembra due triple di fila. Ma si ricorre, deve trovare adesso Cortellino. Casella rischia resiste di perdere la palla e va a segnare da tre, Casella, terza tripla di fila, 3 su 3. Vantaggio. Sì, contato canestro, penetrazione stoppata di Lunati, Colì per Garavaglia. Partenza Princeton per Milano con due guardie, un giocatore lunetta e due ali. Grande azione di questo ragazzo Diego Garavaglia, che si allena anche con la Serie A. Stoppata di Toffanin. Fa la tripla, la tripla da casa, sbaglia. Tommaso D'Arcangeli apre. Aperto illuminante un boomerang verso Forconi che segna, cerca il lato debole, ribalta poi su Igo, ancora un ribaltamento Youssef da tre, la mette Guglielmo, Youssef da tre, Kolev consigliato per D'Arcangeli. D'Arcangeli prova la penetrazione, fa la finta, torna indietro, altra finta, cambio di velocità e cambio di mano, wow, bravissimo. Ritira col pallone Casella, si gioca ancora, Youssef era addosso alla giunta. Qui il tiro da tre di Toffanin. Da Curbelo, Zuru si gira, Zuru, bel movimento ma non riesce a mandarla a canestro. E al secondo tiro ci riesce. Il tabellone, D'Arcangeli, Tommaso D'Arcangeli, il cost to cost, fa a canestro e prende anche il fallo. Veramente. Zuru, la palla a Tommaso D'Arcangeli. Finta il tiro, finta ancora, adesso Curbelo, Mendieta, va a segnare da tre, pulitissimo. A toccare la palla che va a finire le mani di Casella. Extra pass verso Karim che va a segnare da tre. Grandissima tripla che dà palla a Lonati. Gioco di palleggio ed è bellissimo questo canestro, Toc. E ha fatto anche i sudamericani con il Messico di recente. Guardate qua che bell'assist che Volontè non riesce a tramutare in canestro. Passo per Lonati. Preda facile di D'Arcangeli, penetrazione di Piccirilli che va a segnare ancora, un ribaltante di fronte, prova a penetrare Badalau, serve Volontè, stoppatona di Zuru. Stella sta giocando una pallacanestro molto concreta, oggettivamente. Assolutamente sì, qua, qui a terra D'Arcangeli, altra tripla, Caravaglia per Casella, adesso prende palla, Cortellino, stoppato da D'Arcangeli, E il 41% da due punti. Grazie per essere insieme a Coach Formica. Intanto qui stoppata subita da D'Arcangeli. Perimetro lo tende molto stretto Miccoli. Adesso Zuru sfida due giocatori di Milano, va a segnare. Emozionante per tutti, ma tutti si sono molto occupati della cosa. Scusa, qui rubata è canestro di Axel Piccirilli. Senza il guarda, se non ricordo male. La palla a Zuru. Regalo il palo a Santino, poi lo tramuta in oro, altri due punti per la Stella Azzurra e il time out del coach Alabi. Un po' diverso per la formazione di coach Alabi, ma adesso
subito vediamo la stella azzurra con l'ottimo appoggio al vetro di Insuru. E si sblocca con un bellissimo floater. Tanto andiamo avanti con la partita, abbiamo D'Arcangeli in posto di palla, un grande cambio di velocità e va a segnare. E sempre Santinon con la palla in mano ci prova a fermarsi alla media, un airball che Kolev tramuta in canestro, tripla tentata da Leonati, ancora un errore, secondo errore di fila da tre per il giocatore per Achille Leonati. Zoro è da solo, time out obbligatorio per Costa Lapi, che guarda Forconi, scusate, D'Arcangeli, giusto, per Forconi, ancora D'Arcangeli, un po' spasso, Zuru tira in allontanamento, va a segnare, rimbalzo tra le mani di Cortellino, ancora Caravaglia, stoppato da Kolev, no, lo stesso target, diciamo. Yes. Renzo Lumena per Tommaso D'Arcangeli, mette in proprio, gran tira, gran tabellata, ragazzi. Tommaso D'Arcangeli si cambia MVP. La lontana canestro, non si sta ricevendo della stella azzurra. Lumena siete in proprio. C'è un cambio di difensivo, la va a segnare. Cade a terra Cortellino. Prende la palla, ma alla fine se la, la controlla. Va a fare spallare un Cortellino. E adesso siamo per blocco, non arriverà. Lumena non riesce a trovare comunque il canestro. Santinon prova da tre. Segna da tre! Santinon! Piano in posto di palla, penetra. Ci sono tre davanti a lui. Non lo molla, Granai, sembra che prova dal 3, Badalau, tripla, si sblocca Milano da 3. Kolev sul perimetro, prova la penetrazione, deve girare ma si sporca la palla Cortellino, alla fine va a segnare in qualche modo. Io devo essere, volta glielo faranno fare un attacco, no? Probabilmente. Non per discutere, eh. Assolutamente sì, Badalau da 3, due triple di fila di Badalau, riparte Milano. In 1-3-1. Esatto, penetrazione di Granai, va a segnare, non va bene questo cambio di difesa. Pick and roll non sfruttato perché ci vuole un altro blocco, Curvelo serve adesso il pick and roll con Cole perché deve girarsi ma gli ruba la palla a Caravaglia dalle mani, lo marca molto più stretto per Santinon per evitare che tira 3, ma tira dalla media Cortellino, va a segnare, brucia la retina, ancora 20 sotto Milano, la difesa della Salazzurra non fa ricevere nessuno, poi Cortellino penetra, scarica su Leonati, tripla, va a segno il Leonati, servire Curvelo D'Arcangeli, penetrazione, 3 avversari, 4 avversari di lui e segna comunque più belli per Roma. Non diciamo quali sono queste tre lettere. Non le diciamo queste tre lettere, non le diciamo. No, no, assolutamente. Tripla realizzata da il blocco di Enturu. Se lo prende, ma poi scarica a sorpresa verso Axel Piccirilli, cameriere a canestro. Wow. Piccoli, Enturu davanti a lui, prova la tripla a Caravaglia. Si piazza benissimo manuale del basket nel terzo quarto, caspita non è poco, più 16 il punteggio per ancora fuori di Roma, c'è da limarlo e qua la tripla di Forconi, già. 15 punti in 3 minuti sono tanti, adesso 17 con ancora Miccoli, prova Badalau che fa cadere Zuru, va a segnare, creazione di Badalau, marcato, diciamo, marcato troppo questo giocatore. Che ha pagato sicuramente. Tabellata, palla in mano a Casella che ci prova da 3, una splendida terzo tempo da 3, bellissimo devo dire, più 12 Roma, Casella penetra, alla fine un canestro importantissimo di Casella. Io credo che i giocatori di Stella possano essere veramente soddisfatti di loro e di aver vinto questa partita, hanno fatto veramente una partita con i fiocchi, Milano ha fatto tutto ciò che poteva, ma Stella ha dimostrato di essere giustamente la squadra che merita di essere campione d'Italia Under 17 2023. Degna conclusione delle finali Under 17, degnissima conclusione di queste finali.